Di sale agli ospiti quando si venivano ricevuti dal padrone di casa, si dava il sale, era il segno del sapore. Questo ospite mi è grato e il sale ha molte valenze. Il sale a che cosa serve? Per salare, condire il cibo. Questo cibo è senza sale, è insipido. Perché i cibi sono insipidi? Ci vuole sempre il sale. Perché aggiungiamo sempre sale ai cibi? In tutti i cibi mettiamo sale, nella pasta mettiamo sale, nelle uova mettiamo sale, mettiamo sale. Perché? Mentre quando mangiamo la frutta, non c'è bisogno, perché è dolce, oppure anche un'erba di per sé così cruda si può mangiare, ma perché mangiamo il sale? Perché le acque piovane lavano e porta il sale a mare. Ecco perché lo attingiamo dal mare per rimetterlo là dove si dovrebbe trovare. Quanto sale c'è nel mare? Appunto, è il sale della terra. Diceva Gesù, voi siete il sale della terra, con cui bisogna condire. Ma anche il sale serve per preservare, mettere una cosa in salamoria, dimorare nel sale, per conservare il baccalà, per esempio. Si mette il sale, tanto sale, per conservare le olive in salamoria si mette sale, mettere sotto sale, perché il sale preserva dalla corruzione. Però il sale, quando non serve per questi due scopi, non vale a nulla. Che se ne fa del sale? Niente, neanche per concime è buono. Anzi, il sale fa male, perché porta aridità alla terra. Quando si voleva significare aridità contro una popolazione si spargeva il sale, sia la tua terra come una salsedine, come un luogo salato dove non cresca più nulla. Gesù diceva, se il sale perde il suo sapore, mettiamo, non ha più la capacità di salare, cioè di condire o di conservare. A che cosa serve? Si butta soltanto, non serve a nulla. Così anche voi siete il sale della terra, avete uno scopo, se non raggiungete questo scopo, siete la gente più inutile di questo mondo, non servite a nulla. Dunque importanza molta ce n'ha il sale. Ma il sale anche è il segno della sapienza, sapere, ossia avere sapore, non sapere, ma sapere, significa avere sapore. Una persona che ha sapore, l'uomo saggio ha sapore, sì, sa anche tante cose. La stessa radice, ma sapere e sapere sono due cose un po' differenti, sebbene abbiano la stessa radice semantica. Noi questa sera daremo il sale come segno, lo benediremo e poi se ne darà a ciascuno un pizzicotto, non un pizzicotto sulla carne, un pizzico
un piccolo pizzico, voi l'accosterete così alla labbra e lo gusterete. Non è necessario che lo mangiate tutto, ma almeno gustare il sale. E pensate in quel momento quanto è saporoso il Signore, quanto è saporosa la parola di Dio. Siccome non vogliamo perdere molto tempo, perché mi hanno detto di fare presto, noi faremo un po' presto, per dare anche un po' di spazio, anche presto questo, anche corto all'insegnamento, e poi per andare nei gruppetti, poi per non dilungarci e fare tardi dopo le 11. Allora noi ci alziamo adesso, rallegrandoci con i nostri fratelli che per la bontà di Dio, attraverso una lunga preparazione, giungeranno al giorno dell'effusione. Preghiamo perché possano compiere felicemente questo cammino che resta da percorrere e giungere così alla piena partecipazione della nostra vita. Preghiamo. Perché il Padre Celeste riveli a questi nostri fratelli ogni giorno di più il Cristo suo Figlio, preghiamo, ascolta. Perché abbracciano con cuore generoso e con animo fermo la perfetta volontà di Dio, preghiamo. Perché nel continuare il loro cammino siano sostenuti dal nostro sincero e costante aiuto, preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, piegate la vostra testa davanti a Dio. Soffia, Signore, il tuo alito e caccia da questi fratelli l'alito cattivo dello spirito maligno. Signore Dio onnipotente, che hai creato l'uomo a tua immagine e somiglianza, nella santità e nella giustizia, tu che non l'hai abbandonato quando è divenuto peccatore e hai sapientemente provveduto alla sua salvezza con l'incarnazione del tuo Figlio, salva questi tuoi servi liberandoli da tutti i mali e dalla schiavitù del nemico. Allontana da loro lo spirito di falsità, allontana da loro lo spirito di cupidigia, allontana loro lo spirito di malizia. Di accogliere nel tuo regno, apri gli occhi del loro cuore perché comprendano il tuo Vangelo e diventano figli della luce, siano membri della tua Chiesa Santa, rendere testimonianza alla verità e secondo i tuoi comandamenti esercitano le opere della carità per Cristo nostro Signore. Signore, tu hai detto, siate come il sale, degni di benedire questo sale, e fa che chiunque ne gusti abbia il sapore di te, della tua parola, e conservi la pace con il suo fratello. Te lo domandiamo per Cristo nostro Signore. Adesso diamo due letture, uno di Matteo e l'altro di Marco. Siamo alla seconda settimana, abbiamo noi già seminato e il frumento incomincia
a farsi vedere già accestito e potete adesso contemplare questo frumento accestito che già ha messo fuori i due cotiledoni e mostra le prime foglioline appena appena. Però tra parentesi dovete sapere che l'altro non è germogliato, quello dell'altro, vedete, vedete com'è bello, eh? Ecco qua, è bianco perché è al buio e la fotosintesi clorofilliana non si produce, la fotosintesi si produce quando c'è la luce del sole. La clorofilla, significa cioè, verde, si produce con la luce del sole. Quanto più la cosa sta al buio, tanto più è bianca. Però tra qualche tempo lo metteremo un poco alla luce, così si vedrà il verde. Intanto assorbe anche questa luce fa bene. E allora continuiamo il nostro discorso sul secondo argomento che è connesso con il primo. Guardate, io voglio dare dei flash perché voi possiate recepire i flash e metterli nel fondo del cuore, questi raggi di luce, in attesa che il Signore li sviluppi e diventino vita. Dio ti ama, Dio mi ama, chi è che non dovrebbe ballare di gioia sentendo queste parole? Dio mi ama. C'è uno che mi ama, anche quando nessuno mi dovesse amare, c'è uno che mi ama al mondo. E colui, e costui che mi ama al mondo è Dio. È Dio. Dio ti ama. Ma come può Dio amare me, povera creatura? Ma se non ti avessi amato fin dall'eternità, non ti avrebbe creato. Il motivo per cui Dio ti ha creato è perché ti ha amato. Ti ha visto, oh, che bella creatura, ti ha visto in sé. Ti ha amato fin dall'eternità, eri dentro di lui, e poi un bel giorno disse, adesso la voglio vedere, do l'esistenza a questa creatura. Signore, tu non ami, tu ami ogni cosa, e non c'è nessuna cosa che non ami, perché se non l'avessi amato, non l'avresti creato. Questo è detto nel Sirach. Ed è detto ancora nel libro della Sapienza, per cui se tu non avessi amato me, oh Signore, fin dall'eternità, tu non mi avresti amato e non mi avresti creato. E allora trasalire di gioia quando tu senti c'è uno che mi ama e chi mi ama è Dio. E mi ha amato da molto tempo, un amore antico,
antico più del mondo, di amore eterno io ti ho amato, e detto in Geremia, per questo ti sono venuto incontro, un popolo scampata la spada ha incontrato il suo Signore, e il Signore ha detto, Dio ti ha amato da sempre ti ho amato, per questo ti vengo incontro. Ogni volta che sentiamo queste parole, trasaliamo di gioia. Ma perché Dio mi ama? Io non ho niente di bello, ma Lui mi ha fatto come idea incarnata sua e ama se stesso in me. Vede qualche cosa di suo in me. Perché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Tutto il cammino dell'uomo consiste in questo passaggio dall'immagine alla somiglianza. Sei creato ad immagine di Dio in un lungo cammino, devi arrivare alla somiglianza con Dio. Sono due cose diverse, l'inizio e la fine. Come Dio ti ha mostrato quest'amore? Ti ha mostrato quest'amore in tante maniere. Qualcuno può essere tentato di dire Dio non mi ama, è impossibile, può il sole non illuminare? Se il sole deve illuminare, può la fiamma non riscaldare? E dalla fiamma riscaldare, può l'acqua non lavare, e dell'acqua, la natura dell'acqua, lavare. Così è per natura che Dio ama. Non può non amare, perché sarebbe contraria alla sua natura. E Dio ama tutti quello e tutti quelli che trova nella sua volontà. L'amore di Dio è un amore di scelta, cioè Dio mi ha scelto, mi ha voluto, come ho detto l'altra volta, per questo mi ama. Perché il suo amore è un amore di volontà, di libera volontà. Però è di natura sua che Dio mi ami. Perché qual è il nome di Dio? Deus caritas est. Et qui manet in caritate, in Deo manet, e di Deus ideo, è un bellissimo testo latino che troviamo nella lettera di Giovanni 15. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in lui. Ma guardate che cosa. Dio amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in lui, perché l'amore è unitivo.
E allora Dio è amore per natura. Questo è il suo nome, questa è la sua natura. Non può non amare tutto quello che vede in sé. Non vede in sé soltanto il peccato, perché il peccato è non amore. Ma tutto quello che è stato creato da lui lo ama. Ma te ti ama di un amore particolare e personale. Di un amore personale, unico al mondo. Noi possiamo amare così tante creature con lo stesso amore, ma Dio ti ama personalmente. L'amore di Dio per te è diverso da quello che ti ha per Lui, ma il suo amore è meraviglioso. Ti amo personalmente, perché sei tu. E un altro tu non c'è al mondo. E io non ti voglio perdere, perché tu sei tu e non ce n'è altre. Ed è per questo che il mio amore per te è personale. E siccome ti amo, non ti voglio perdere in maniera assoluta. Ecco l'amore di Dio. Come Dio ha dimostrato questo amore? Dio si adatta alle categorie umane. E per mostrarci come Egli ci ama, ha usato le categorie dell'amore umano. Certamente il suo amore è ineffabile. Ineffabile. Nessuno può dire l'amore di Dio, tanto è un mistero così grande. Però Dio, per farsi comprendere e adattarsi al nostro modo di vedere e di sentire, ha dato delle immagini del suo amore, che sono l'amore che troviamo tra gli uomini. Dio per questo si è chiamato Padre, è l'amore di un padre. Nelle scritture viene chiamato Padre, anche Gesù lo chiamava Padre, Abba, e ci ha insegnato a chiamarlo Padre. Anche nel Vecchio Testamento, Padre mio, tu sei il mio Padre, ma soprattutto Gesù che ci ha svelato il volto di Dio. Dio è tuo Padre. Ma che significa tuo Padre? Il Padre chi è? Colui che ti ha generato. Ha preso il suo seme e da quel suo seme tu sei nato. Tu sei semente divina. E tuo Padre perché ti ha generato, ti ha figliato. Per questo tu sei potenzialmente Dio, perché sei figliato da Dio, Dio è tuo Padre. Dio è tua madre. Tante volte Dio usa questa categoria, madre, Dio madre, per significare la tenerezza della madre. Il padre c'è la forza, l'autorità e soprattutto la provvidenza. Il padre provvede al figlio,
dà da mangiare al figlio, veste il figlio, fabbrica la casa per il figlio, si cura dell'avvenire del figlio. La madre invece sta vicina al figlio, lo alleva, lo coccola, dà tutto il suo amore. Nella madre c'è la tenerezza, e allora per significare la tenerezza di Dio, noi lo chiamiamo anche madre. Il Signore usa anche queste immagini, come la madre imbocca il suo bambino, così io ti ho imboccato. Vedete quale immagine bellissima. Come una madre solleva il bambino da terra e se lo mette in braccio, anzi lo fa aderire alla sua guancia per fare sentire il suo calore, così sono io. Guardate quanta tenerezza. Egli ti conduce per mano, come un padre o una madre conduce il suo bambino, perché non si perda. Dio è questo. Non fate un'immagine diversa da Dio. Dio è comandante, Dio è re, Dio è il giudice. No. Dio è padre, Dio è madre. È chiaro che il padre corregge il figlio, la madre corregge il figlio, la figlia, ma corregge per amore. Soprattutto se il padre è buono, se la madre è buona e Dio è la bontà, per cui è tutta la bontà del padre e della madre. Un'altra categoria è lo sposo. Dio è tuo sposo, tuo fidanzato. Si arriva a dire tuo marito. In Osea viene chiamato sposo, fidanzato, ma poi giunge anche oltre e viene a dire che da ora in poi tu non mi chiamerai più padrone, ma marito. Ed io ti chiamo moglie. Guardate come Dio si abbassa a queste categorie umane per significarci che veramente ci ama di un amore di intimità. Tu non ti chiamerai più terra abbandonata, ma terra sposata, perché ti sposerai il Signore come un giovane sposa la sua ragazza, così ti sposerai il tuo Dio. E poi il Cantico dei Cantici, dove Dio diventa un amante, non è più uno sposo che cerca la sposa, ma è un amante folle. Sono le categorie umane che il Signore usa per significarci il suo amore, per farci convinti che Lui veramente ci ama. Molto dilungarmi. E allora, se questo è Dio, se Dio è padre, e madre, e sposo, ma anche amico, guardate, anche amico. Tra gli amici c'è qualcosa di nuovo, perché l'amicizia indica reciprocità. Il padre ama di amore, di benevolenza. La madre ama di amore, di benevolenza, di direzione, cosiddette filia, filis.
lo sposo ama di un amore passionale. Dio ti ama di amore di amicizia, che un amore misto di dilezione e benevolenza e anche di desiderio. Gli amici vogliono stare insieme e si comunicano tutto. Tra gli amici si dà del tu. Perché? Perché l'amicizia comporta questo. O avviene tra due persone uguali, oppure si avviene tra due persone disuguali, quella che è superiore scende al piano inferiore. Oppure quella che è superiore prende quella che è del piano inferiore e la porta su. Perché l'amore tra uguali, sullo stesso piano. Tu quando preghi Dio ci dice, lei Signore, lei Signor Padre, lei Signore Gesù Cristo, no. Dice tu, oh mio Signore, tu Signore. Dio considerava amico Abramo quando doveva distruggere Sodoma e Gomorra. E allora Dio dice, ma stiamo facendo una cosa grossa, stiamo distruggendo 5 città, la Pentapoli. Non mi pare giusto che nascondiamo questo progetto al nostro amico Adamo, Abramo. Meglio glielo diciamo, perché Abramo ha dei parenti a Sodoma. Almeno lo avvertiamo, vediamo che cosa ne pensa lui. Ecco, Dio che svela i suoi progetti all'amico Abramo. E poi è detto un altro testo, Dio niente fa senza rivelarlo ai suoi profeti, ai suoi amici. Ai suoi amici i profeti. I profeti sono gli amici del Signore. E Dio svela tutto. Anche Gesù ci disse, non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici, perché tutto quello che io ho ascoltato a casa mia, da mio padre, ve lo rivelo, non ve lo nascondo. Faccio lo spione, tutto quello che ho sentito da mio padre in casa mia, non lo dico, non mi nascondo nulla. Vedete un poco l'amicizia. Io me ne vado e vado a prepararvi un posto. Voi sarete nella tristezza, te lo comprendo. Però vado a prepararvi un posto perché dove sono io, un giorno siate anche voi. Perché gli amici devono stare sempre insieme. E allora lui è sceso sulla terra, si è fatto uomo come noi, e un bel giorno dice, adesso andremo alla casa del nostro padre, e saremo per sempre in cielo. Finché viviamo qui sulla terra, lui vive con noi. Quando poi lui dice, adesso andiamo a casa di mio padre, e allora saremo con lui per sempre. Perché tutto si svolge nel rapporto con Dio, in un rapporto di amore. Il rapporto nostro è il rapporto di amore. Rapporto di fidanzanza, rapporto di nuziale,
di intimità nuziale, un rapporto di amicizia. Amore con amor si paga. Cosa vuole il Signore adesso da te? Se Dio è tuo padre, tua madre, tuo sposo, tuo amante, tuo amico, ci mancava una cosa, c'è l'amore fraterno, allora cosa ha fatto Gesù? Bene, io scendo e faccio tutti gli uomini miei fratelli. Lui il primogenito, gli altri secondogeniti, ma tutti fratelli. Così è detto nel Salmo, e viene citato dal, così dalla lettera agli ebrei, ecco, io dico ai miei fratelli, noi siamo i fratelli di Cristo, e siccome Cristo è Dio, siamo anche fratelli di Dio. Vedete quante categorie, padre, madre, avanti, sposo, amante, amico, fratello. Che vogliamo di più? Sono modi umani per esprimere l'amore che Egli ha per noi. Ma il più grande amore è quello che Lui è, il marito. Il marito, cioè c'è l'intimità coniugale, viene espressa anche da Dio. Chi mi ama rimane in me e lì è Lui. Lui in me e lì è Lui. C'è una inabitazione che non può succedere tra gli uomini, un'inabitazione permanente. Io in te, tu in me. Sono le sette categorie umane dell'amore. Il vertice è questa intimità divina. E allora cosa vuole il Signore da te? Non vuole niente. Vuole che, sia, che tu lo ami. Neanche questo. No. Guarda, ma ti sto dicendo. Dico la verità. Dio non vuole che tu lo ami, che tu lo ripaghi con il tuo amore. No, non lo vuole questo. E che potresti fare tu? Come potresti amare Dio? Questo soltanto Dio vuole. Che tu ti lasci amare da Dio. Non ti chiede altro. Che tu non opponga resistenza all'amore di Dio. Ti lasci amare. Questo vuole Dio. Per cui il tuo amore per Dio consiste nel lasciarsi amare da Dio. L'amore di Dio, ecco la lettera di Paolo, l'amore di Dio è stato diffuso nei nostri cuori per lo Spirito Santo che ci è stato donato. Dio ci dà il suo amore, il quale amore penetra in noi e soltanto vuole che questo amore ci prenda e ritorni a Lui. E ritorni con noi. Ritorni con noi. Per cui il tuo amore, quello con cui tu ami Dio, è un amore di ritorno. È un amore di ritorno. Lo Spirito Santo è lo Spirito del ritorno. Procede dal Padre e ritorna al Padre. Procede dal Padre, scende dentro di te, ti prende e ti riporta al Padre. Per cui il tuo amore è un amore di ritorno alla sorgente.
da cui l'amore è venuto. Il Signore vuole soltanto questo da te, che tu ti lasci amare. È bello questo, che tu ti lasci amare, che tu non rifiuti l'amore, che tu apri le braccia e dica: Signore, amami, io mi lascio amare da te. E Dio è contento. Però, che cosa vuole Dio? Come io ho amato te, anche tu devi amare gli altri. Qui vengono i guai. Perché vengono i guai? Perché Dio lo esige. Per questo Gesù ci dice, ripetendo un vecchio comandamento, ami il prossimo tuo come te stesso. Però dice, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amato. E abbiamo perciò questo motivo. Dio ci ha amato per il primo ci ha amato. Noi ci amiamo perché Dio ci ha amato, ossia Dio ci ha insegnato ad amare. Noi non potremmo amare se Dio non ci avesse dato questo modo di amare. È Dio che ci ha insegnato ad amare. Nessuna creatura umana può amare come si deve Dio finché non riceve l'amore di Dio. Dio ti ha insegnato ad amare. È stato il primo Lui ad amarti. Il tuo è un amore di risposta, un amore di ritorno. Ora, se tu ami Dio, il generante, deve amare anche i generati dal generante, perché quel seme divino che è in te e anche nei tuoi fratelli. E per rispetto a colui che ti ha amato e ti ha generato, tu devi amare quelli che egualmente sono stati generati con lo stesso seme da lui. Perché in pratica è Dio negli altri, è il seme divino negli altri. Ecco perché tu devi amare gli altri, perché negli altri ami Dio. Questo è, diciamo, il motivo teologico. C'è un altro motivo che possiamo dire cristologico, perché negli altri c'è Cristo, quello che avete fatto al più piccolo dei miei fratelli lo avete fatto a me. Io ero nell'ammalato, io ero nel povero, ricordate. Per cui nel fratello c'è Cristo, per cui amando il fratello amiamo Cristo. Questo è una motivazione cristologica. C'è una motivazione pneumatologica, perché lo Spirito Santo, l'amore di Dio che è dentro di noi, se noi siamo presi dall'amore, non possiamo non amare. E lo Spirito Santo in noi che ama. Se noi lasciamo libero lo Spirito Santo di agire, egli ama. E chi ama lo Spirito Santo?
Sapete chi ama lo Spirito Santo? Ama Gesù. E siccome negli altri c'è Gesù, ecco che lo Spirito Santo ha finito di amare. E non possiamo noi odiare nessuno. Tutto è in chiave di amore. Entriamo qui nel mistero dell'amore. Fratello o sorella, tu devi amare. Questo è il comandamento di Dio. Sul copetto è scritto amore. Io non conosco il non amore, perché il non amore è non Dio. Ed io sono generato da Dio, sono figlio di mio Padre, sono fratello di Cristo, sono l'amore dello Spirito, perché lo Spirito è dentro di me. E per questo è che anche deve perdonare il mio fratello, perché è Cristo che mi chiede questo perdono. Il vero cristiano è colui che ama sempre, ama tutti e tutto. Per questo Gesù diceva, amate. Amate anche i vostri nemici. Perché? Per essere figli del Padre. Perché il Padre fa germogliare i semi della terra e dei frutti per i buoni e per i cattivi. Così anche voi dovete amare tutti, in modo che siate perfetti e siate completi dall'amore, come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli. Per te, fratello o sorella, da ora in poi l'unica parola che devi tenere nel cuore e sulla bocca è amore. Io sono amore, perché Dio è amore. Sono fatta di immagine e somiglianza di Dio, e siccome Dio è amore, anch'io sono amore. Dentro di me non c'è posto per ciò che non è amore.